Salve, buongiorno, non vi avevo sentiti entrare. Benvenuti sul punto di G. Oggi, 27 ottobre 2021, finalmente potremo vedere la conferenza di Intel riguardo la presentazione dei nuovi processori di dodicesima generazione. Finalmente la serie Alder Lake sarà presentata al mondo in tutti i suoi dettagli. Vi ricordo che la conferenza è alle 18, noi la vedremo sul mio canale Viola tutti assieme, per cui in descrizione c'è il link, quindi venite a seguirmi. E nulla, vi ricordo che se volete mantenervi aggiornati sul mondo tech e sul mondo dei videogiochi, pcgaming.it è il sito dal quale trarre tutte le informazioni utili a questo scopo. Con un'interfaccia molto bella, molto scorrevole da leggere, molto veloce, pcgaming.it è senza dubbio un portale che vi consiglio, senza alcun dubbio, e che io utilizzo molte volte quando si tratta di informazioni, anche per quanto riguarda i miei video. Per cui tutti i link sono in descrizione, andate a dare un'occhiata, non ne rimarrete assolutamente delusi. Allora, questa famigerata serie 12 ha fatto parlare di sé sin dall'inizio, in positivo, diciamo, e in negativo. Perché? La serie 11 non è riuscita a battere i Ryzen 5000, i Ryzen 5000 sono imbattibili, è impossibile, e per l'amor di Dio, è stato vero fino a qualche tempo fa, ma con i leak che ci sono pervenuti, e raga, credetemi, un leak a qualche giorno dalla release, o meglio dalla release, dalla presentazione ufficiale di un prodotto, secondo me è abbastanza veritiero, ecco. Abbiamo una tabella con delle performance di CPU Z, praticamente sono dei benchmark sintetici dei processori, e attenzione, per quanto i punteggi della serie 12 siano alti e quelli della serie 11 siano alti allo stesso modo, quindi superiori a quelli dei Ryzen 5000, non significa che poi nell'utilizzo di tutti i giorni questi processori andranno meglio. Dati grezzi alla mano, vediamo comunque che i punteggi sono decisamente molto più alti per quanto riguarda il comparto single thread. Per farvi capire, nei videogiochi la serie 11 di Intel e la serie 5000 di AMD sono praticamente, come si dice in inglese, neck and neck, sono molto molto vicini. Però la serie 12, a quanto pare, ha voluto mettere davvero tutto quello che Intel poteva mettere in campo e, beh, i risultati sono fantastici. Per farvi capire, il 12600K batte davvero di tanto il 5600X. Ma se vi ricordate, benchmark alla mano qualche tempo fa, abbiamo visto comunque, sempre in live sul mio canale Viola, le varie performance della serie 11, e già l'11600K al prezzo di circa 260 euro batteva il Ryzen 5 5600X ed era decisamente un processore migliore da acquistare perché aveva anche un chip grafico integrato. Ora stiamo parlando di un processore che fondamentalmente è un 6 core fisici con hyperthreading e un 4 core fisici senza hyperthreading. Questi sono i processori che fondamentalmente vanno meglio su Windows 11. Adesso, la domanda più importante che dobbiamo farci è: se non ho ancora un PC, devo comprare un Ryzen 5000 o un processore della serie 12? Il processore della serie 12 viene venduto con una scheda madre, ovviamente, ad hoc, e della memoria RAM ad hoc, perché è vero che si può comunque avere sia DDR4 che DDR5 sul vostro PC e sul vostro processore della serie 12, ma io personalmente, se mi devo fare un PC da zero, preferisco spendere un po' di più per alcune componenti e magari, non lo so, stare tranquillo per più tempo. Questo è un argomento abbastanza dibattuto, cioè prendo la DDR4 o prendo la DDR5. Fondamentalmente io credo che non ci sia tutta questa differenza tra DDR4 e DDR5, magari per future proofing, cioè per stare tranquilli in futuro, prendete già la DDR5. Ma c'è adesso il problema più grande, cioè tutti questi soldi vanno effettivamente a giustificare l'acquisto di questo prodotto? Perché sì, io posso benissimo acquistare un processore della serie 5000, non vi dico il processore della serie 11 di Intel, perché fondamentalmente in single core va più o meno come i Ryzen, ma i Ryzen in multicore riescono tranquillamente a vincere spesso e volentieri, per cui per me la scelta rimane ancora tra la serie top di gamma di Intel e la serie top di gamma di AMD. Ecco perché vi sto dicendo questo. La serie top di gamma di AMD ha dalla parte sua il fatto che possa essere utilizzata anche su una scheda madre della generazione precedente. La serie 12 di Intel, ecco, ci dovete acquistare la scheda madre, ci dovete acquistare pure la memoria nuova. Il problema rimane quello: se volete il meglio del meglio delle performance, beh, buttatevi direttamente sulla serie 12.
altrimenti se siete un pochettino più preoccupati per quanto riguarda comunque il rapporto qualità-prezzo, sono convinto che la serie 5000 di Ryzen non vi deluderà. Ma attenzione, la serie 5000 di Ryzen non vi deluderà nemmeno per quanto riguarda i consumi. Vi ricordate quel leak del i9-12900K che consumava circa 330 watt con un overclock di 5.2 GHz su solo i core grandi, diciamo, gli 8 core con Hyper Threading? Beh, ricredetevi, perché il 12900K a quanto pare potrebbe arrivare anche a 400 watt di consumo, io non so come sinceramente, perché secondo me era raffreddato con l'azoto liquido, con un overclock di 5.3 GHz sui core grandi, quindi sui core con Hyper Threading. Sinceramente parlando, nella tabella che abbiamo visto prima c'era scritto Intel Alder Lake Intel 7. 7 dovrebbe... che cos'è in nanometri? Non capisco, perché un'architettura con litografia a 7 nanometri non dovrebbe consumare così tanto. E inoltre conosciamo che il TDP, quindi la potenza in calore dissipata, deve essere è di 125 watt fondamentalmente, ma a stock, quindi non ho idea di quanto possa arrivare a scaldare un processore che ha fondamentalmente 16 core, di cui 8 con Hyper Threading sotto stress intenso. È una cosa sulla quale dovremo effettivamente informarci molto. Ma probabilmente nei prossimi giorni vedrete una build montata da me con un i7-12700K. Faremo, ovviamente, ci sarà un video, ci saranno i test, vedremo un pochettino come si comporta quel bel bambino messo sotto sforzo, perché ricordiamoci, stiamo sempre parlando di un 12 core con 8 core con Hyper Threading e 4 core senza Hyper Threading. Quindi sì, è un 12 core fondamentalmente, per core fisici si va a scontrare direttamente con il mio processore, il Ryzen 9 5900X. Vi lascio comunque qualche tabella qui a schermo, nonostante io l'abbia già fatta vedere nel video precedente, così che possiate avere un'idea. Personalmente non so veramente come comportarmi, perché da un lato c'è l'appassionato di informatica, quello che vuole avere il meglio del meglio del meglio del meglio del meglio, e magari quei 10 punti in percentuale su un benchmark sintetico, attenzione, mi fanno piacere, ecco, quindi sarei tentato di dire, quindi sì, dobbiamo acquistare questa serie 12 di Intel. Il problema però è che, anche voglio dire, vedendo che è la migliore serie di processori che va a braccetto con Windows 11, e sinceramente vorrei provarlo Windows 11, perché sapete che ci sono stati dei casini con le serie di Ryzen, le serie precedenti di Ryzen almeno, cioè la serie 2000, la serie 3000, avevano dei rallentamenti assurdi, ma anche la serie 5000 ha accusato il colpo, eh? Quindi c'è stata una piccola partnership secondo me tra Intel e Microsoft per andare a ottimizzare il sistema operativo per la serie 12 di Intel. Ma vabbè, questi sono discorsi campati per aria. C'è però poi la persona che dice, sì, perfetto, quanto mi viene a costare il tutto? Perché ridendo e scherzando, tra CPU, secondo me il 12900K non costerà meno di 650-700 euro, perché Intel può benissimo dire, sì, è un 16 core con 24 thread e ha i punteggi migliori sul mercato, quindi lo metterà comunque, lo prezzerà ad un prezzo abbastanza alto. Quindi tra CPU, scheda madre, e ovviamente dipende il top di gamma, la scheda madre deve essere altrettanto buona, credo che almeno un 300-350 euro verrà a costare, perché abbiamo visto una bella e folta linea di schede madri da parte di Asus, MSI, Gigabyte, ce ne sono davvero tante. E la RAM, soprattutto la DDR5, non ci dimentichiamo che la DDR4 quando uscì all'inizio costò davvero un patrimonio. Quindi, sinceramente parlando, boh, cioè le performance in più di questa generazione valgono davvero il tutto il cambio di piattaforma? Non lo so, sinceramente parlando, però la cosa che vi posso dire con certezza è che la serie 5000 di Ryzen è ancora, forse è la seconda migliore al mondo. Se però voi avete il complesso del voler avere il processore migliore, la scheda video migliore, il problema purtroppo a quanto pare non risiede nel mercato, risiede forse in voi, quindi il mio consiglio è quello di vedere bene i dati, magari se siete dei giocatori, vedere bene su quale giochi Intel dà il massimo e su quale giochi AMD dà il massimo. Se siete dei lavoratori professionisti, quindi che utilizzate processi con multithreading molto molto intenso, beh, il 5950X con 16 core e 32 thread è ancora la scelta migliore. Se invece siete comunque dei lavoratori ma volete avere qualcosina votata al futuro, beh, il 12900K sembra in effetti un
davvero un bel processore con i dati che abbiamo. Ovviamente aspettiamo la conferenza di oggi di Intel per andare a capire per bene di cosa sarà capace tutta questa nuova linea di processori. Ragazzi, questo era un video per ricordarvi appunto che oggi la guardiamo insieme e a me farebbe estremamente piacere guardarla insieme a voi sul mio canale Viola, poi ne discutiamo, magari non lo so, esce pure qualche altro creatore di contenuti che ne vuole discutere insieme in live, sarebbe una cosa molto molto bella. Io vi ricordo comunque di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. Non mancate, oggi saremo in live un po' prima, quindi non alle 18 bensì alle 17, perché oltretutto ci sarà un giveaway e se siete arrivati a questo punto del video siete davvero dei grandi, perché sarete i soli a sapere di questa notizia, per cui ci vediamo oggi. Grazie mille per essere stati con me e ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli.